quindi mi sento di replicare in parte all'intervento del consigliere Paruolo. E l'antidoto, è stato detto, è informare bene i genitori, ma io ho dei riscontri proprio di queste settimane in cui genitori che chiedono un confronto e per capire bene quali le varie posizioni, e il confronto viene negato, nel senso che se volete ascoltare alcune voci non potete ascoltare la voce ufficiale della regione, e quindi questo antidoto non mi sembra lo si voglia adottare, anche perché l'antidoto è proprio quello del confronto, secondo noi, in cui i dubbi che hanno i genitori, che siano legittimi o meno, che vengano dal web o che vengano da guru o meno, vanno confutati e non vanno messi all'indice come è successo, leggendo anche qualche post del Presidente, in cui si parla di, adesso non mi ricordo il termine, non untori, però lei, Presidente, ha usato dei termini molto forti nei confronti di fanatici, di chi pone dei dubbi. E secondo me questo non è il metodo, perché il metodo delle tifoserie e delle divisioni su questi argomenti è un metodo pericoloso, e su questo voi state rischiando di giocare col fuoco. Come succede con la riforma costituzionale, che in questi giorni rischia di andare avanti per tifoseria e non per discussione di argomenti, la stessa cosa la state applicando su un discorso delicato, che è quello dei vaccini, e questo per noi è pericoloso. E il consigliere Paruola ha visto un altro film, perché se lui avesse ascoltato i nostri interventi durante tutta la discussione, noi abbiamo sempre detto che la vaccinazione è un aspetto positivo, ma la nostra controproposta l'abbiamo fatta, ed è quella di utilizzare il modello del Veneto, in cui i dubbi si confutano, in cui la gente si convince, in cui si dà libertà di scelta, perché magari qualcuno ci arriva col tempo a questa scelta, che è importante per i propri figli, ma che è una scelta che a qualcuno, ed è uno zoccolo, si sa anche quant'è la percentuale, che pone questi dubbi. Uno zoccolo di queste persone risulta ormai essere inconvincibile né con la coercizione né con la discussione, una buona parte di chi invece ha dei dubbi viene convinto con una seria discussione, con una seria proposta, con un serio ascolto dei propri dubbi. Il fatto che voi invece vogliate imporre e chiudere ogni tipo di discussione, secondo noi, provocherà dei problemi e provocherà probabilmente un calo. Con Paruolo però sono d'accordo su alcuni aspetti. È vero che il web è uno strumento, e come strumento ha aspetti positivi e aspetti negativi, ma certamente se sul web circolano informazioni false o informazioni non vere, che istigano o fanno pensare a cose non corrette, certamente il web non va censurato, ma va anche qui confutato, creando delle voci autorevoli presso le quali chi si vuole informare si informa, perché sa che quella fonte di informazione è una fonte autorevole, quell'altra fonte di informazione è una fonte non autorevole, e quindi a quella non mi abbevero. Come faccio a capirlo? C'è un'educazione all'utilizzo del web, non una censura. L'altro aspetto con il quale concordo con lui è che c'è un clima di sospetto, direi soprattutto di sfiducia, nei confronti delle istituzioni, e questo è vero, ma questo clima di sospetto e di sfiducia non lo risolvete con l'imposizione, lo risolvete rendendo credibili le istituzioni. E questo obbligo e questa durezza frontale contro chi ha dei dubbi, contro chi ha sfiducia, crea ancora più sfiducia e ancora più sospetto. Voi con questo, ribadisco, giocate col fuoco. Quindi, ribadisco, nessuna tifoseria, il nostro modello l'abbiamo proposto, ma voi volete andare dritto per la vostra strada. Vi assumete una responsabilità sulla quale poi sarete giudicati, e noi ribadiamo qual è il nostro metodo. Grazie.